Amici di YouTube, bentornati finalmente nella parte numero 12-13 della guida in italiano all'arco conquista di Genshin Impact. Mi avete veramente distrutta. Da quante volte avete chiesto in direct su Instagram, in live su Twitch, sotto i video su YouTube, pure quelli di altri giochi che non c'entravano nulla con Genshin Impact, cioè mi avete proprio letteralmente distrutta. Quindi va bene, avete vinto voi, non che non la volessi più portare, ma ho tante cose da portare in live. Per chi passa anche live su Studio Ora sa che portiamo tante cose differenti e quindi il tempo a volte manca, però è una cosa che sicuramente a me piace, a voi piace, quindi eccoci qua. L'ultima volta ci siamo fermati, abbiamo fatto il domain della Cloud Retainer e continueremo da quel punto lì. Siamo nel pieno dell'arco in questo DLC, in contemporanea nel gioco principale siamo arrivati ormai alla fine dell'arco con queste di Fontaine e vedremo che cosa succederà. Ma intanto continuiamo la nostra di arco con queste. Intanto ci sono tutti i ragazzi qua sotto che vi salutano. Io vi invito a iscrivervi al canale e ovviamente passate live sul sito Viola per vedervi in diretta tutte le varie cose. Tra l'altro seguitemi su tutti i social, li trovate in descrizione, partiranno i pop-up sullo schermo durante la live e durante ovviamente il video, quindi li trovate anche qua sopra, quindi Instagram, TikTok, vi aspettiamo, va bene? Ok, adesso possiamo ripartire da dove siamo arrivati. Allora, l'ultima volta, ragazzi, ci siamo fermati in mezzo all'arco con questo. Nell'account non è cambiato praticamente niente. Cioè, i personaggi questi sono. Cioè, lei ha 49 perché ho detto non glielo do un libro per farla salire. Salirà un po' da sola. Poi, vabbè, abbiamo tutti gli altri. Per chi non lo sapesse, in questo account il primo 50 e 50 è stato perso con Deia. Quindi abbiamo Deia! Eh sì! Abbiamo la nostra arco con questo. Andiamo di qua. Prima cosa da fare, signori miei, è risalire qua su in cima, mi sa. Sì, qua su in cima dobbiamo andare. Allora, prendiamo e andiamo di qua. Che mi sa che mi arrampico perché così facciamo prima. A parte, in realtà, non so quanto ci convenga perché non ho stamina. Però vabbè, proviamo lo stesso a fare da arrampicata. Ciao, alcolista! Poteva andare peggio, sì. Penso ci fosse soltanto un personaggio con cui poteva andare peggio. Onesta, io questa non so nemmeno se ce l'ho nel mio account principale. Onesta. Bah, vabbè. Bene, proseguiamo dove eravamo arrivati. Metti a posto il profumo e la campanella purificatrice. Guardate chi c'è qua. È veramente la campanella purificatrice. In buone condizioni. Mettiamo dentro il profumo che abbiamo preparato. Ok, eccoci qua. Abbiamo piazzato tutto. Conosci Madame Ping? Certamente. Altrimenti come avrei fatto a sapere che aveva lei la campanella? Qui c'è sotto qualcosa. Ma se non ne vuoi parlare non ci impicceremo. Ah sì, la nonnina ci ha chiesto di dirti una cosa. Se hai il tempo libero puoi andare da lei per un tè. Non ha tempo da offrire, ma è un'anziana signora, non manca mai una teiera. Quel tono non ti si addice. Però è vero che la sua teiera è fantastica. La migliore a preparare del tè. Quando arriverà il momento giusto andrò a trovarla portando con me del buon tè. Allora, qual è il nostro prossimo passo per i preparativi? Ora dobbiamo acquistare degli aquiloni. Oh, Palmon adora gli aquiloni! Ci porti a farli volare un po'? Sono in pausa lavoro? Ah, no, no, gli aquiloni sono giocattoli per bambini, è vero. Ma hanno anche importanti ruoli simbolici nei riti di Liyue. Più tardi vi spiegherò, ma come prima cosa sarebbe meglio andare a comprare gli aquiloni. Oh, certo, ora sono ancora più curiosa. Ragazzi, un bel tè con Zhongli, chi non lo farebbe? E andiamo a comprare gli aquiloni al centro città. Jin intanto tenta al suo... No, scherzo. Allora andiamo. Con queste ali terribili, scusate. Ma anche l'estetica vuole la sua parte. Almeno queste. Almeno queste, raga. Giusto un minimo. Proprio la laccettina, quella brutta, l'aliante base. No, ora mi sembrava un po' esagerato. Ok, io sto ripensando quando ho fatto questa parte di Archon Quest. Non mi ricordavo letteralmente nulla di tutta questa parte degli acquisti, giuro, zero.
Eccole signore, il 7 aquiloni che avevate chiesto sono pronti. Volete darli adesso? Sì, grazie. È raro al giorno d'oggi avere dei clienti interessati a questo tipo di aquiloni. Ai miei tempi prendevano ordini da persone di ogni estrazione sociale. Le presento il signor Zongli dei servizi funebri Wan Sheng. Uno che di estrazione sociale se ne intende. Abbiamo parlato di un sacco di cose durante il nostro viaggio insieme: moda, economia, gioielli e ceramica di giada. Pare che sia molto esperto di finanza e amministrazione. Gli argomenti preferiti di Yue, ma invece preferisce discutere di cose meno impegnative. Beh, lo faccio perché desidero condividere con voi argomenti divertenti. Ti vogliamo bene, Zong. Ci manca l'arco con te. I giocattoli per bambini lo sono sicuramente, questo è certo. Mi piace guardare i fanciulli giocare come a chiunque, ma c'è di più. I bambini adorano i giocattoli ben rifiniti, ma tale qualità è il risultato di tecniche artigianali di perfezionati migliaia di anni. C'è dietro tutto un significato. Ho costruito aquiloni per 40 anni qui a Yue e conosco a menadito le forme tramandate dagli miei antenati. Il significato di questi 7 aquiloni è tutt'altro che banale. Certamente, queste sono decorazioni utilizzate nel rito dell'ascensione. Gli aquiloni rappresentano i 7. Mi sono concessa un po' di libertà nel raffigurare l'emblema dell'arco di animo. Per quanto concerne gli onori dell'arco di Geo, invece, è necessario seguire la tradizione per filo e per segno. Si tratta di figure antiche, le potete ammirare anche nel Palazzo Dorato. Paimon ha già sentito quel nome! La fattura di questo aquilone mostra una profonda comprensione della ciclicità dell'eternità, tanto care all'Archon di Electro. Parlano con me? Parlano di me? Sono proprio io! Io questa referenza a Raiden fatta durante la quest comunque di Liyue, totalmente rimossa, cioè non esisteva. L'albero e la foglia qui rappresentati rendono il dovuto onore alla saggezza e al passaggio del tempo. Tutto ciò è in un solo aquilone davvero stupefacente. La giustizia fluttua sulla superficie delle acque, la guerra divampa come una fiamma, così come quella che una volta l'arco di Crio. Sì, sono dettagli realizzati dalla perfezione. Accolgo con piacere i complimenti di un uomo erudito. Molto bene, allora non lasciando li prendo. Per il pagamento... Permettetemi. Ehi, è il principe! No, passavo di qui per caso. Vedo che il signor Zongli è sempre lo stesso. Quando paga, o meglio, quando fa pagare gli altri, non bada né al prezzo né al portafogli. Conosce molto bene il mondo della finanza, così come le difficoltà della gente comune. Semplicemente non contempla l'idea di un zio che un giorno possa ritrovarsi povero. O forse si potrebbe dire che non riesce a immaginarsi privo di denaro. Fa ridere perché è letteralmente Child Tartaglia, il principe, Ed Sheeran, Tortellino. Cioè, veramente, cioè, i soprannomi di Child fanno veramente morire. È così tirchio che non mi stupirei se morisse di fame. Il nostro caro principe ha sempre voglia di scherzare. Molto bene, ora che abbiamo acquistato gli aquiloni senza intoppi, possiamo passare direttamente alla prossima fase dei nostri preparativi. Il rito dell'ascensione richiede sia persone volenterose che materiali. Dovremmo trovare un po' di gente vicino al porto. Oh, a proposito, Mowitiel, prendi questi soldi. Farai meglio a non lasciare le trattative a Zongli. Non so se mi spiego. Grazie. Child ci ha pure sfamati. A quanto pare mi sono perso delle informazioni interessanti. La prossima volta dovrò trovare un momento più propizio. Trova i 3 lavoratori. Ragazzi, Child ci ha sfamati. Pam! Assumete aiutanti? Bene, ma lasciate che vi dica subito che sono un membro ausiliario della Gilda degli Avventurieri. Accetto commissioni avventurose, ma niente compiti da facchino. Avventurose? Esplorare le montagne alla ricerca di un po' di cristallotteri sembra abbastanza avventuroso. Impavido avventuriere, ci servono 5 cristallotteri. Mica è difficile. Anzi, è quasi fin troppo facile per un avventuriere ausiliario. Ma... non importa, vi chiedo solo 15.000 mora. Che ve ne pare?
una cifra alquanto onesta. No, trattiamo. Su via. 15.000 mi sembra esagerato. Io andrei su un 12.000. Non di più, bro. Non fare il tignoso. Cioè, facciamo che lo scrivo io a mano. Vai, si faccia veloce. 12.000. Per 5 cristallotteri di Digeo? Sì, dai, ne vedrai che ne vale la pena. Ci sto. Bene. Bene. Andiamo. Lui l'abbiamo convinto. Pum. Ho spinto la signorina, mi scusi. Un'intera giornata a fare lavoretti al belvedere di Yunjin. Nessun problema. 25.000 mora al giorno? Una cifra onesta, no? Wow, sono tanti soldi! Non potresti fare un po' di sconto in nome dell'eroe di Mondstadt? Eroe di Mondstadt? Non so chi sia. Beh, non ne avrei mai sentito parlare, ma pare che tu sappia bene cosa siano i mora. Perciò pagherò l'intera somma. Aspetta, negoziamo! Ascoltami, amico. Mi sembri un po' esagerato. Io direi che si va per anche su te sui 18.000. 18.000 e non rompere. Un'offerta valida, un giorno di lavoro non mi farà male. Meno male. Meno male. E no, qui non esageriamo. E poi abbiamo... Pum, pam e... Pim! Ma io non me la ricordavo sta cosa! Oh, aiutarvi, ma certo, io Pim mi impegno sempre al 100% in quel che faccio. Naturalmente, se volete il 110% mi avrete qualcosa da dare, qualcosa in più. Bene, di che si tratta? Vediamo un po'. Ci mancano ancora degli elementi di legno per il belvedere di Yunjin. Sì, tratta di cose abbastanza comuni, quindi necessitano di attenzioni importanti. Portami 50 rami d'albero e 20 cataste di legname. Nessun problema, vi porterò tutto in un sol colpo per 20.000 di mora. Che ne dite? Accetto. No, aspetta, negoziamo. Ma io, Zongli, veramente, comunque sei allucinante, eh? Allora, bisogna sempre puntare a un pochino di meno. Quindi io direi che qua andiamo sui 14.000. Mi sembra una cifra più che onesta. Su via. Lasciami pensare, va bene, è una cifra ragionevole. Comincio subito. Bisogna essere furbi, Zongli. Comunque, io di quest'arco, questi ragazzi, non mi ricordo nulla. Nulla. Totalmente nulla. Ciao, gatto. Non mi ricordo nulla. Bellissimo. Mi sembra di rifarla da zero, proprio. Meglio così, ancora. È ancora più bello. Avete finito? Splendido. Il denaro rimasto è tutto vostro. Un favore a Fatui deve essere sempre ricompensato. Pensi di poterci corrompere con qualche spicciolo? Neanche per sogno. Poi non vuole sapere quando arriverà il prossimo pagamento. Bene, allora sentite un po'. Voi mi fornite le informazioni che mi servono e forse io lascerò aperte incustodite le camere blindate della Banca del Nord una mezz'oretta. Di quale informazioni hai bisogno? No! Ehi, Maui, puoi dire che sai cosa vuole sapere? Cos'altro potrebbero volere i Fatui? Accidenti, hai ragione! Signora! Datemi una calmata! Non so cosa ti abbia preso, ma Wikiel! Di cosa si tratta? Improvvisamente l'atmosfera si è fatta molto tesa. Ora ci serve dell'incenso perenne, pertanto dobbiamo andare alla farmacia Bubu, la migliore in città. E è tutto a posto? Certo, stavamo solo dicendo loro che non serve restituire i mora restanti. Ora, se volete scusarmi, dovrei andare. Accidenti! Livello 30! Wow! Roba grossa qua! GG, ciao Iggy. Livello 30, raga. Wow, pazzesco. Oh, però mi dai delle belle ricompense il livello 30, eh. Devo andare a parlare con Catherine un attimo. Scusate, flexiamo. Flexiamo il livello 30. Che livello 30 con i personaggi al 12. Vabbè. Che cosa volete che sia. Andiamo un attimo da Catherine. Caterina, mi scusi? Esatto, le pool.
Se mi dà una pulse permanente a fine della parte la facciamo. Niente, no ragazzi, il livello 30 non dà delle pull. Io mi sento distrutta in questo momento. Totalmente distrutta. Di qua? Qua? Cosa mi date? Nulla. Mi sento come Albi. Ok, anche perché qualcosa da parte ho. Però è tutto per il banner evento. Ho il garantito, vi ricordo. Secondo voi non le tiriamo due multi su Raiden quando arriva anche sul secondo account? Con il garantito? Sì che lo facciamo. Peffo. Però sul permanente ve l'avrei tirata se ce l'avevo. Invece così no. Ok, proseguiamo. Andiamo. Tiri. Ma si rifà C6? No. C0. Considerate che mi servirebbe un main DPS in realtà. Sarebbe meglio se pullassi per Ayaka, però. Bonaz. Eccoci qua, raga. Guardate dove siamo. Guardate dove siamo. Oh, ma non c'è nessuno al banco. Questo posto mi fa un po' paura. Salve, c'è nessuno? Mi do il benvenuto alla farmacia Bubu. Eh? Ah, avete sentito? Da dove veniva quella voce? Dal banco, a quanto pare. Ma Whittle, che ne dici di andare a vedere mentre Paimon copre le retrovie? C'è una bambina lì dietro. Oh, eccoti qua! Ma non arrivi nemmeno al banco! Ma è una zombie? Paimon crede che tu abbia ragione! Guarda il talismano sulla fronte! Mi do il benvenuto alla farmacia, Bubu! Sono Cici! Tanto tempo fa, Cici morì! Poi Cici fu salvata dagli adetti! Ora Cici è una zombie! Una rivelazione incredibile raccontata con tanta nonchalance! Una cosa del genere sarebbe inconcepibile a Mondstadt! Salve, piccolina. Vendete dell'incenso perenne? Mi scusi, signore. Ha la ricetta medica? Sicuramente non serve la ricetta per acquisire dell'incenso perenne. Non è vincolato alla prescrizione medica. Cici può darvi la medicina, ma solo se mostrate al Cici ricetta. Quindi sono gli ordini di Cici. Da Cici. Ordini? Gli zombie possono agire solo nei limiti degli ordini da loro impartiti. In questo caso, per qualche ragione, la zombie se li dà da sola. Mia cara Cici, purtroppo non abbiamo la ricetta, ma speriamo che tu possa comunque aiutarci a trovare dell'incenso perenne. Molto bene. Come hai fatto? Ma se Cici aiuta voi, voi aiutate Cici, è giusto? Da quando i clienti devono essere assistere al servizio della clientela? Non importa, consideriamolo un accordo fra due parti vantaggioso per entrambe. A volte a lui gli affari si fanno ottenendo ciò che si vuole tramite trucchetti psicologici. Andate a Monte Tianeng, cercate la ballista Guizong e catturate una cocco o capra. Per favore, grazie. Catturare cosa? Dove e con cosa? La balista Guizong? Ne ho sentito parlare. Cocco capra, raga. Cocco got. La cocco capra. È tradotto letteralmente cocco capra, la cocco got. Io non ce la faccio. La cocco capra. Una cocco capra, per favore. È una sorta di torretta con una balestra, installata in un'epoca remota da un adeptus sul monte Tianeng, un meccanismo antico. Situata nel passo di Tianeng, era progettata per colpire automaticamente mostri grossi, proteggendo così gli Yue da minacce esterne. Zhongli sa ogni cosa sugli Yue. Non proprio, a quanto pare. Questa è l'ultima volta che l'ho sentito parlare della cocco capra. La cocco capra è un animale leggendario, una detta bestia. Volevi aggiungere anche ancora qualcosa oppure... No,
solo che la Cocogatra è un animale leggendario, una detto bestia. Come è fatta non so, dove trovarla non so, da dove viene anche non so. Se ti torna in mente qualcosa non esitare a dircelo. Molto bene, allora cominciamo indagando nei pressi della balista Guizong. Forse troveremo qualche indizio. Ma che cos'è una coccocapra? Ma questo pezzetto di Arkon, questo è bellissimo. Mi manca Liue. Meno male fra poco c'è il Lantern. Ne ho proprio bisogno di stare un po' a Liue, raga. Mi manca un sacco. Lantern, Lantern. Meno male fra poco c'è di nuovo. Mettiamo Shanling, almeno siamo di zona. Come me in Azuma, Eli, tu vai a Liue a riscattare le... le daily perché è la tua regione preferita. E la mia è in Azuma, invece. Ok, andiamo lassù. Voi dove le riscattate le daily? Nel senso, nell'ultima regione in cui state o andate in un posto speciale? Andiamo, andiamo. Dove sono? Ah, i Whopper Flower, eccolo qua. Vaporize. Grandi reazioni elementali che fanno rendere Barbara una mezza DPS. Freeze. Tra l'altro io uso Fischl in questo team. Io su Meru per sempre. Vii, che bello! Quindi ci sono anche altre persone che fanno come me e la Eli, che hanno il posto simbolico. Mi ha mostrato per tutta la vita. Oh, che carini. Contento perché mi piace e lo farò sempre. Che cose carine, raga. Ognuno c'ha il suo posto. Sì, anche io non tutti i giorni a Inazuma, ovviamente. Però, personalmente, se devo scegliere, scelgo sempre Inazuma come mia regione. Quando non sono di corsa e le riscatto di fretta. Quindi, assolutamente, sì, 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 sì. Eccoci qua. Obiettivo raggiunto. Baluardo Guizong. Jin, arrampicati. Era sotto, allora? Dov'è il nostro punto? Ma che vogliono questi? Devo trovare la balista già. Io totalmente rimosso. Mi sembra di fare l'arco con questo da capo, che lo rende ancora più bello, perché la sto praticamente rivivendo quest'arco con questo. Quindi ok, allora cerchiamo la balista. È sopra, perfetto. È già un int importante. Jin, dove sei esattamente? Oh, ce l'abbiamo fatta. Jin era un attimo in difficoltà, visibile. Su. Oh, eccoci qua. Siamo arrivati quassù. Eccola qua. Esamina. È enorme! Paimon non stenta a credere che sia stata costruita da un Adeptus. Ma come si usa questo affare? Immaginate quanto forte servirebbe. In ogni caso, al momento è inutilizzabile. Quest'arma è rotta. Cosa? È rotta? Dopo millenni di usura del tempo, anche gli arnesi degli adepti possono subire danni. Quindi che facciamo? Svelto, Zhongli, usi i suoi poteri della conoscenza illuminata e da cittadino illustre. Mi descrivi come una sorta di parassita borghese, la cui unica abilità consiste nel fornire a comando bizzarre curiosità. Detto questo, lasciami riflettere. Ah, sì, quando la balista Guizong fu costruita, vennero creati anche dei pezzi di ricambio.
qualora avesse subito danni in battaglia. A quanto ricordo, da qualche parte lungo il passato c'è il passo c'è un avamposto di rifornimento militare di quel periodo. Se riuscissimo a recuperare i pezzi di ricambio, potremmo fare in modo di riparare la balista Guizong. Occorre solo comprenderne i principi di funzionamento. Quindi stai dicendo che conosci tali principi di funzionamento? Ho un'infarinatura di base sull'argomento. Quando i pezzi. Avendo i pezzi potrei tentare di aggiustarla. Recupera i pezzi di ricambio. Mi aprite? Mi aprite? Per favore. Io credo in te. È permesso? Sono qui dentro. Cioè, il soffitto com'è? È chiusa sopra questa? Allora, intanto vado a picchiare quelli. Che ho detto così, un po' bruttino, però quello è. Quindi intanto li picchiamo. Guizong è la dea della polvere, era una delle divinità di Liu Bei insieme a Zhongli e un Geoculus. E purtroppo Guizong durante la guerra che ci fu a Teyvat è mortuta. Era una delle bestie di Zhongli con cui faceva gli appio insieme a tutti gli Adeptus. Io vorrei salire. Avrei bisogno di casa. Purtroppo è morticita, sì. Eccomi qua. Ci sono. Quando devi sparare almeno. Non siete morti? Non siete morti? Che palle, tocca scendere. Vai, torno a prendermi la mia cassa fiera. Volato nell'iperspazio, sì. Meglio salire dall'altro lato. Ma? Ne è spawnato un altro. Ce ne sono degli altri? Ma? Dove? Non li avevo mica visti. Ecco qua. Allora, mi devo arrampicare sopra, c'è una cassa, vedo. Ci plano da lì. Vediamo se ci arrivo. Anche perché qua c'è un coso. C'è un TP. Quasi quasi sbloccherei, raga, anche per comodità. Anche se ci dobbiamo arrampicare un pochino. Un attimo. Non so se ci arriviamo. Cioè, se lì nel mezzo si fa pausa, sì. Ma non penso si faccia pausa qui. Oddio, sì, invece. Qui fa pausa. Yes. Ah, ce la dovremmo fare. Meno male, c'era quel punto per fare pausa. Vai, Jin, facci sognare. Yes. Vai, siamo quasi. Resisti. Ultimo sforzo. Yes. Oddio. Vabbè, l'avete voluto voi, c'è un'altra casa. Casse ovunque, raga. Quante primogens farmabili ci sono in questo account in questo momento, esattamente? Quante primogens ci sono al giro che fluttuano? Quante pull? Ita!
rancore. La smetta subito. Yes. Guardate quante. Ok. Sblocchiamo il TP. Che è qui sopra. Oh, eccoci qua. Yes. Eccoci. Almeno abbiamo un altro punto di riferimento pratico. E visto che siamo lassù in cima, a questo punto io planerei da qui sul tettino. Così ci prendiamo la cosa. Ciao, Confused. Ecco qua. A me ci siamo presi anche questa. Ora qui c'è da capire come si entra, e non me lo ricordo minimamente. Ah, dalla finestrella, questa. Ah, easy. Io ce l'ho un personaggio Geo nel team, eh? Non ho un personaggio Geo. Ho solo il Traveler che gli devo cambiare elemento, quindi devo un attimo uscire. Devo ricordarmi che qui c'è una cassa per il Traveler Geo. Che se no non me lo ricordo. Ok. Riparata. Questi pezzi ci saranno utili. Datemi un attimo, proverò a ripararla. Fatto. La balista Guizong è ancora più complessa di quanto pensassi. Wow, ora come la attiviamo? È molto semplice, dobbiamo solo fare così. Guardate, ha anche un mirino. Ciao Elisa. Allora, qui c'è poco da vedere e di qua invece proprio niente. Allora, ehi, che credete di fare? Eh? Avete riparato la torretta per sfruttarla in che modo esattamente? Non è una torretta, ma una balista Guizong. O inoltre, potreste gentilmente qualificarvi prima di fare domande. Per educazione. Questa sono io quando vi dico in live. Prima salutate e poi fate le vostre domande. Ah, per caso non ci vedi bene? Hai davanti il capo dei cacciatori di tesori. Elegantone. Si dice che questa zona sia stracolma di tesori nascosti. Ma finché questo affare funzionava, non potevi neanche avvicinartici. Sembrerà un meccanismo come tanti altri. Ma questa non ha cosa, ha un'anima. Fidati di me. L'ultima volta che ci siamo avvicinati alla montagna, per poco non infilzava uno dei nostri. Alcuni di noi hanno rischiato la vita per disattivarla e, incredibilmente, ci siamo riusciti. Poi voltiamo le spalle due secondi. Arrivate voi e la riparate? La prossima volta che riparerete quali saranno le vostre facce. Sempre che ne usciate vivi. Vandalizzare l'eredità di un Adeptus per fini personali. Che comportamento vergognoso. Non siamo noi a meritare un rimprovero. Siete voi. E poi li picchiamo a sangue perché si sono provati a contraddirci. Diseducativo molto. Non prendete esempio da questo, mi raccomando. Ragionate con le persone con cui non andate d'accordo. Non sempre si viene a capo dei problemi, però sicuramente il dialogo è meglio di iniziare a menare gente, ok? Va bene? Come no? Niente botte? No, niente botte, raga! Niente botte! Pugnette via! No, raga, no! Su, via! Ma cosa dite mai? Come?
calcetto. No, 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 nemmeno quello. Assolutamente nemmeno quello. Schiaffetto. No, no, raga, no, 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 no. Nulla, nulla. Il dialogo. Il dialogo è una delle forme più alte di comunicazione e anche di rispetto interpersonale. Poi, oddio, se vi trovate davanti dei fossi, dei cacciatori dei tesori che ti vogliono picchiare, e sicuramente devi saperti difendere, ma quello è difendersi, quello non è picchiare. Carezzina ad altissima velocità? No, 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 niente carezzina ad altissima velocità. Me lo diceva sempre un mio compagno di liceo, questa cosa delle carezze ad alta velocità. Avete sbloccato un ricordo. Questa cosa delle carezze ad alta velocità è tipo un mind blowing micidiale per me. E poi ripeto, io utilizzo Fischl, che probabilmente è uno dei personaggi più forti, ma non la sto utilizzando, non so per quale motivo, al posto di Heia. Non so perché non ce l'ho in team. Ecco, questi sono di quei momenti in cui dovreste teoricamente, dopo, quando uscirà il video di questa parte qua, riguardare le cose che avete detto. È uno di questi momenti quello che intendevo quando dico che dite un sacco di cavolate. Core. Venite in qua, amici. Sono mi volai di sotto, poi. Sono volata di sotto. Arrivo! Ah, ma lui è sotto. Lui era già volato sotto. Ce n'era uno sotto. E ma ci salgo? No, devo salire per forza dal bordo. Arrivo, eh? Attimo un secondo. Che qua fanno i pignoli con sti bordi. Eccomi, eccomi. Amico, il tuo altro amico era volato. Tu vai là, grazie. Almeno non ho di questi problemi. Oh, vai. Era l'ultimo. Yes. I poveretti non sapevano con chi avevano a che fare. Non vale la pena di preoccuparsi per questa gentaglia. Concentriamoci sul nostro accordo con Cici. Ah, sì, è vero, la balista Guisondo adesso funziona. Ma dov'è la nostra cocco capra? Nell'utilizzare la balista Guisong non abbiamo scorto niente di speciale, a parte la solita fauna selvatica. Inoltre, un marchingegno basato sulla tecnologia degli adepti non dovrebbe avere problemi a individuare un adepto bestia, come la chiama Cici. Il che significa... Paimon non sarebbe così drastica. Abbiamo fatto una cosa buona, giusto? Non risolveremo niente rimanendo qui a spremerci le meningi. Torniamo alla farmacia, Bubu. Spieghiamo che non siamo riusciti a trovare la cocco capra e poi vedremo come procedere. Buona idea. Abbiamo fatto il nostro meglio. È questo che conta. Eccoci qua. Noi ci abbiamo provato, esatto. Noi ci abbiamo provato. Let's go. Perdonaci, non siamo riusciti a rispettare la nostra parte dell'accordo. Non abbiamo trovato alcuna traccia di cocco capra, l'adepto bestia che hai menzionato. Oh, sono dispiaciuta. Non preoccupatevi. Tuttavia, sono molto dispiaciuta. Oh, povera Cici. Perché Paimon si sente improvvisamente tanto in colpa? A cosa ti serve la cocco capra? Latte di cocco capra molto buono, così buono. Molto meglio del latte di capra comune. Solo un adepto bestia potrebbe produrre latte così buono. Mi dispiace, ho poca memoria. Non riesco a ricordare il nome del latte. Ecco perché l'ho appuntato. Dove ho messo... Ah, ecco, qui
messa il nome, latte di cocco. E? Vi devo delle mie scuse. Ho frettolosamente stretto con questa bambina zombie un accordo apparentemente equo, mentre forse avrei dovuto valutare la mia maniera in maniera più scrupolosa. Non ti preoccupare, Zongli. Non potevi saperlo. Ogni cosa è casuale, quindi non possiamo azzardarci a prevedere. Dicono Olivier, in pratica, nessuno poteva immaginarselo. Scusatemi, Cici ha detto qualcosa di male? Mi dispiace tanto, ma vedi, il mappai non lascerà a te il compito di far crollare il mondo addosso a questa bambina. È ora che tu sappia da dove viene il latte di cocco. No, è impossibile. Pare che Cici l'abbia presa molto male. Ha solo bisogno del tempo per elaborare il lutto. Oggi qualcuno ha imparato una buona lezione di vita, vero? Grazie per i vostri riguardi per la mia piccola Cici. Posso chiedere chi... Oh, che maleducato che sono. Mi chiamo Baisu. Sono il proprietario della farmacia Bubu. Paimon pensava che fosse Cici la proprietaria. E invece è un tipo strano che si porta un ingrediente al collo. Che situazione desolante. Questa situazione, questa piccola mascotte è ancora più sciocca di Cici. L'ingrediente? Il serpente sa parlare. Wow, un serpente parlante. Di solito preferisco non parlare, ma davanti agli sconosciuti mi tocca farlo. Altrimenti mi scambiano per un medicinale caduto dall'armadietto. Sono una serpentessa, vive e vegeta. Non fate caso a Changshen. È una burlona, davvero. Quanto a voi tre, cosa vi porta qui? A parte Cici combina guai, che ormai tutti conosciamo. Changshen, perché non sei parte del skill set del tuo padrone? Potevi essere una figata. E invece sei una sciarpa. Avete dell'incenso perenne da vendere nella vostra bella bottega? Incenso perenne? Ma certamente. Oh, finalmente! Ora sì che cominciamo a fare progressi! 3 milioni di mora, qualità elevatissima, garantisco io. 3 milioni? A questo punto rapina direttamente il Palazzo Dorato! Ma ora è sotto controllo delle 7 stelle, sarà ancora più sorvegliato. 3 milioni? Un numero di per sé... sono innocui, ma dal punto di vista pratico, accumulare una somma del genere potrebbe rivelarsi difficile. È un prezzo pazzesco! Ma noi non saremo mai in grado di tirare su così tanti mora! Non noi nei nostri account principali con oltre 70 milioni di mora. E per quanto riguarda Zongli, gli mancano giusto 3 milioni! Esattamente. Non ho parole. E che cosa facciamo? Ci tocca tornare dal principe con la coda tra le gambe? Cocco capra, cocco capra, mi fa tutto male. Oh, santo cielo, come avete potuto credere a una cosa del genere? Ehi, ridi un po' meno e supportaci di più. Sto praticamente piangendo dal ridere. Oh, vi ringrazio, non ridevo così da tanto tempo. E in cambio sarò ben contento di risolvere il pasticcio in cui vi siete messi. Mi scusi, signore, lei è il dottor Baiju, giusto? Molto onorato, io sono il principe, uno dei messaggeri dei Fatui. Perdoni la mia audacia, ma vedo per noi all'orizzonte molte opportunità di collaborazione. Qualora la farmacia Bubu avesse bisogno di forniture regolari di, per esempio, latte di cocco, i Fatui vi aiuterebbero con una solida e rapida rete di distribuzione. Strano, sapevo che i Fatui si infiltrano nelle aziende proponendo accordi allettanti, ma tanto disturbo per del latte di cocco? Latte di cocco, Baiju, svelto, Cici vuole latte di cocco. Ah sì, certo, qualunque cosa desideri, Cici. Grazie, principe, attendo con ansia le nostre future collaborazioni. Vi posso anche offrire uno sconto sull'incenso perenne. Facciamo 2 milioni e 990 mila mora. Ma non c'è praticamente alcuna differenza! 2.990.000 mora. Altri numeri di per sé innocui, ma in pratica si tratta di 10.000 mora in meno rispetto ai 3 milioni di partenza. Bene, ora che abbiamo trovato un accordo, dobbiamo tornare al forte per vedere di Yunji. Principe, dottor Baidu, piccola Cici, arrivederci, a presto. Lo sconto. Quella con briccola è un vero spasso. Praticamente era da una vita che non ridevo così tanto.
Allora, hai rigliato come si deve, spero. Cosa mi sono perso? Sì, nobile principe. Hanno detto che le sette stelle hanno occupato il palazzo dorato. Bene, bene, bene. Citando Meliodas. Bene, bene, bene. State. Ningguang e compagnia assortita. Cos'altro nasconderanno nel palazzo dorato se non l'Exuvia? Mi dispiace, ma Witiel Matt l'ha detto, non è vero? Come si dice agli UE, anche i muri hanno le orecchie. Perfetto, secondo me questo è il punto giusto per interrompere l'arco con questo di oggi. Perché siamo in un punto in cui riparte il pezzetto dopo, abbiamo addirittura sbloccato un achievement, quindi secondo me qui siamo perfetti, raga, come punto di chiusura. Riscatto l'obiettivo e poi continuiamo da qui. Raga, io vi giuro, quest'arco in questa io non me la ricordavo comunque, per niente. Cioè, a grandi linee generali, il corso degli eventi, quello importante me lo ricordo. Ma queste frasi intramezzate, io ho totalmente rimosse, ok? Che ci ho giocato a questa parte 3 anni fa, perché era inverno 2020. Soprattutto questa parte qua l'abbiamo giocata a novembre dell'anno scorso, più o meno, come tempistiche. Quindi... vuoi non vuoi è passato 3 anni interi, però vi giuro, totalmente blind reaction, come se non l'avessi mai giocato. Ho apprezzato tantissimo. A voi è piaciuto tutta sta storia? Poi il meme della cocco capra, cocco got, latte di cocco, vi giuro, io ero lì, what? Bellissimo. Lo sconto inesistente, anche quello ha fatto un sacco ridere. Sono contenta, si è piaciuto anche a voi. Ricordata di chinnare Zongli per l'assenza di soldi, è vero, mi sento così. Cioè, io mi ricordo della Coco Goat perché Ganyu viene chiamata Coco Goat molto spesso, quindi di conseguenza facevo questa connessione mentale tra il personaggio di Ganyu e il nome Coco Goat, però non ricordavo che ci fosse questa gag con Cici dietro, che in realtà voleva soltanto latte di cocco, e quindi la Coco Capra perché era latte di cocco. Vabbè, comunque io ringrazio chi è stato con me in live a godersela con me fino adesso, ringrazio chi sta guardando il video e spero vi sia piaciuta questa parte. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, seguirmi su tutti i social, venite sul sito Viola per vedervi le live, seguitemi su IG per essere aggiornati con le storie, su tutti i contenuti, e niente, grazie per la compagnia e ci vediamo in una prossima parte.